Benvenuti a tutti in questa video degustazione. For all non-Italian speakers, English subtitles are available. Please enable them in your video player. Sagrantino di Montefalco, un vitigno autoctono del territorio. Le sue origini sono spagnole, sembra che siano state importate da dei frati su Montefalco. Infatti le piante più antiche, più storiche, si ritrovano proprio nei monasteri. Nasce come vino passito, quindi come vino da messa, poi successivamente viene fatto il vino secco. Vitigno veramente ostico, io dico un vitigno da domare, in quanto proprio per le caratteristiche morfologiche che ha necessità di una gestione molto attenta, quindi un vitigno sensibile anche alle malattie fungine, quindi bisogna prestare molta attenzione, soprattutto nella gestione del verde, quindi diradamenti, defogliatura, cercare di esporre il grappolo alla giusta luce, non sovrapporlo eccessivamente al sole perché tende ad andare in surmaturazione, quindi poi le uve risultano molto cotte, però allo stesso tempo deve avere una maturazione perfetta perché ha dei tannini molto aggressivi e quindi se le uve non raggiungono il punto giusto di maturazione poi anche i vini trovano difficoltà sia in vinificazione che in invecchiamento. Qua abbiamo il Sacer Montefalco Sagrantino, dalla cantina Colpetrone, quindi siamo nei comuni di Montefalco e Gualdo Cattaneo. Abbiamo un vino ottenuto da uve Sagrantino 100%, raccolte normalmente nella prima settimana di ottobre. Queste uve vengono selezionate accuratamente e poi vinificate in cantina in contenitori d'acciaio. Terminata la vinificazione avviene un affinamento in legno per circa 12 mesi in barrique di rovere francese. Nel bicchiere stiamo versando il Sacer Montefalco Sagrantino. Come potete vedere il colore è davvero intenso, è un rosso rubino tendente al granato di grande intensità. Il naso è un naso particolarmente complesso, ricco, abbiamo tante note di piccoli frutti rossi, di cuoio, di spezie. La bocca è una bocca davvero imponente, abbiamo una grande lunghezza, una grande struttura, è un vino che ha veramente delle grandi potenzialità di invecchiare in bottiglia. Vi consiglio di mantenere il vostro Sacer a una temperatura di circa 16 gradi nelle vostre cantine. Non avete paura di farlo affinare anche molti anni perché è un vino che ha delle potenzialità veramente incredibili. Per quanto riguarda il servizio, anche in questo caso opterei per una temperatura di circa 16 gradi, avendo cura di stappare la bottiglia qualche ora prima per farla un po' respirare. Per quello che riguarda l'abbinamento, è un vino che può essere messo insieme a dei piatti particolarmente ricchi, dal gusto intenso, come per esempio delle carni arrosto o anche dei formaggi stagionati. Scopri la tenuta cliccando nella pagina sotto.